differenze di genere si possono combattere solo attraverso la cultura e un altro motto: la parità di genere si consegue solo con l'indipendenza economica. E do il piacere a presentarvi Giovanna Boggio Robuti, direttore generale FEDOF, ovvero Fondazione per l'Educazione Finanziaria e il Risparmio. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Buonasera, grazie a voi per l'invito. Allora, sappiamo che ben presto segue un evento, credo esattamente alle 18, questo è ecco il billboard che stiamo vedendo ora in diretta e come stavo dicendo ai nostri telespettatori ci sono piaciuti in particolar modo due dei vostri slogan: le differenze di genere si possono combattere solo attraverso la cultura e non solo, la parità di genere si consegue con l'indipendenza economica. Abbiamo citato più statistiche spiacevoli per quanto riguarda l'occupazione femminile e la parità di genere e appunto vorrei cogliere l'opportunità di chiederle quanto importante è l'istruzione finanziaria femminile. Allora, guardate, è importantissima, e infatti questa iniziativa che ci sarà alle 18 è un pezzo di tante iniziative che stiamo facendo da questa mattina. Pensate che abbiamo iniziato con le scuole primarie, avevamo una marea di studenti, di ragazzini che venivano da tutta l'Italia, a loro stavamo parlando di quanto sia importante addirittura partire dalla lotta agli stereotipi. Il titolo del nostro incontro di stamattina era Quando le principesse incontrano l'economia. Un titolo un po' provocatorio per dire che davvero una delle cose che bisogna battere per prima in Italia perché si raggiunga davvero la parità di genere e si aiutino le donne a potenziarsi è abbattere, per esempio, lo stereotipo che dice che le donne non sono abili o non sono titolate per lavori tipicamente maschili come quelli del mondo dell'economia e della finanza. Le donne in realtà sono bravissime, hanno a volte delle caratteristiche che le rendono anche più brave degli uomini, per esempio sono molto attente, sono molto più prudenti, sono più avverse al rischio, sono perfettamente capaci di occuparsi di soldi e di questioni apparentemente maschili. Il fatto è che purtroppo molto spesso non si sentono in grado. E quindi perché partire dalla cultura e dall'educazione? Perché abbiamo scoperto, lo dicono tante ricerche, che è proprio in famiglia che nascono gli stereotipi di genere, che poi portano anche a delle ingiustizie, come per esempio quella di accettare che gli stipendi delle donne siano spesso più bassi anche del 20% rispetto a quello degli uomini che fanno lo stesso lavoro. Di questo parleremo invece agli adulti in questo incontro delle 18, di nuovo dal titolo provocatorio Non solo capelli, un altro stereotipo. Si pensa sempre che le donne pensino a spendere, gli uomini a guadagnare, che le donne si occupino di farsi belle fuori e non pensino magari invece a rendersi più soldi di dentro. Ecco, noi vogliamo oggi parlare di questo, parliamo delle donne e del denaro, spieghiamo perché è veramente indispensabile, non dico importante, oggi è indispensabile che anche le donne sappiano occuparsi dei loro soldi. Vi ricordo solo che aumentano purtroppo le donne che magari in età matura si separano, si trovano a vivere da sole, magari non hanno mai avuto consuetudine a occuparsi degli aspetti economici della loro vita perché ci pensava il marito. Addirittura pensate, non hanno idea di dove andare a mettere le mani in banca, magari a volte non hanno un banco, ma insomma delle situazioni che sono impossibili, se considerate che la donna vive ancora più a lungo, vive in un ambiente economico, non esiste un motivo al mondo per cui non debba essere in grado di gestire questi aspetti della sua vita. Ecco, Quello che sì. le volevo Sì, soltanto chiedere certo. a che punto è l'Italia, sotto questo punto di vista, perché a quanto pare noi siamo una TV di economia e finanza e abbiamo assolutamente notato che l'interesse nei confronti delle TV di economia e finanza, che sono informazioni molto, come dire, precise, a volte anche un po' difficili da digerire, se vogliamo dirlo così, l'interesse è prettamente maschile. Questo punto potrebbe essere migliorato a suo avviso, e se sì, come? Allora, senz'altro sì, deve essere migliorato, è verissimo. Le ricerche ci dicono che sono gli uomini che se ne occupano di più. Però leggevo un'intervista molto interessante che è stata fatta a Nadia Linciano, che lavora in Consob, e che citava dei dati di una ricerca Consob, che evidenziava come questo abbia anche un motivo molto pratico, proprio per il fatto che le donne guadagnano meno degli uomini e di solito in famiglia non sono loro che si occupano dei soldi, è chiaro che ci sia un
una maggiore disattenzione e quindi è anche normale che le donne magari leggano meno la stampa economica e finanziaria e vedano meno le televisioni specializzate. Questo è proprio uno degli elementi contro cui noi combattiamo, perché le donne devono superare questa loro, anche se volete un po' reticenza, questo fatto di sentirsi non adatte. Bisogna però educarle e per questo appunto bisogna partire fin da piccole. Non esistono dei veri motivi, secondo me sono molto dei retaggi culturali che derivano appunto dalla cultura italiana, da una tradizione che vedeva appunto più l'uomo occuparsi di queste cose. Non può più essere così, quindi bisogna che le donne si avvicinino alla vostra televisione, si avvicinino a questi argomenti avendone tutta la capacità e la dignità. Ecco, le volevo chiedere se invece ha notato un interesse maggiore, almeno negli ultimi mesi, negli ultimi anni, un miglioramento sotto questo punto di vista, anche un po' grazie alle vostre iniziative. Allora, questo sì, io do un segnale positivo per due motivi. Un po' perché se ne sta parlando molto di più, ci sono persone magnifiche che stanno facendo delle campagne molto forti e molto ben fatte anche attraverso i social, quindi attraverso degli strumenti di comunicazione molto accessibili alle donne, stanno combattendo proprio per la parità di genere anche in termini di economia, di lavoro, di salario, di stipendi. Quindi da un lato c'è un movimento di opinione. Dall'altra parte, vengo a quello che facciamo noi, che lavoriamo molto con le scuole, la bella notizia è che sono le madri che educano i figli e vi devo dire che quando parliamo di economia, per esempio i bambini delle scuole, poi loro ne parlano a casa, c'è sicuramente un grosso interesse da parte dei genitori. Come vi dicevo, di solito sono le mamme che si occupano di seguire i bambini nell'educazione di tutti i giorni. Quindi io credo che continuando questo impegno, in tutti i modi, con tanti linguaggi, attraverso tanti canali, voi lo fate in un modo, noi lo facciamo in un altro, si può riuscire, però si tratta di cambiare una cultura, quindi sicuramente non dobbiamo pensare di riuscire a farlo nel giro di mesi o solo un anno, insomma ci vorrà un po' di tempo. Ecco, sicuramente sì. Ultimissima domanda, secondo lei l'Italia è sulla strada giusta sotto questo punto di vista? Potrebbe esserci un miglioramento a livello di parità di genere, che non è un processo immediato, ci vuole tempo, ci vuole soprattutto awareness di questo problema ad un livello molto molto ampio, non solo tra le donne ma anche tra gli uomini. Quindi le volevo chiedere, l'Italia è sulla strada giusta? Anche se vogliamo dire con il neogoverno Draghi, che ha dimostrato che ci tiene a questo argomento, poi però abbiamo visto anche pochissimi ministri donne. È vero, però i messaggi che ha dato il Presidente del Consiglio sono forti e chiari e vanno assolutamente nella direzione che ha detto lei, quindi parità. Ma sa perché? La parità di genere non è soltanto una questione di equità e di giustizia, è una questione di efficienza economica. Avere più donne che lavorano meglio, con degli stipendi migliori, con dei migliori servizi di welfare che consentano di star meno chiuse in casa ed essere più utili nel mondo produttivo, alzerebbe di parecchi punti il PIL. Quindi questa è una questione di efficienza economica. Io penso che questo governo potrà fare moltissimo. La situazione dell'Italia purtroppo non è bella rispetto ad altri paesi con cui ci compariamo. Tutte le indagini internazionali che fa l'OCSE, sia sugli adulti che sui quindicenni, rivelano il fatto che in Italia c'è un forte gender gap. Quindi siamo al di sotto degli altri paesi. Questo non va per niente bene. Quello che è certo è che dobbiamo essere più veloci. In Italia stanno cambiando delle cose, ma lentamente. Io penso che da parte di tutti, il governo in primis, ma abbiamo detto, a me sembra stia dando dei segnali molto incoraggianti in questo senso, dobbiamo in tutti i modi convincere le donne, potenziare le donne. Tra le altre cose, noi abbiamo un ciclo di webinar che ormai è giunto alla nona puntata, in cui davvero cerchiamo di potenziarle anche attraverso gli aiuti di una coach, che quindi cerca di far capire che alcuni punti di debolezza non lo sono effettivamente, sono soltanto delle percezioni che noi abbiamo errate, vanno distrutte. Grazie mille a Giovanna Boggio Robuti, direttore generale di Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio. Grazie e buon evento che inizia alle 18. Ricordiamo a tutti, collegatevi e assolutamente seguitevi. Grazie infinite, arrivederci.
Grazie mille. Allora noi ci prendiamo una brevissima pausa pubblicitaria e poi torniamo in diretta alle 17:30 con Rosa Anna Grimaldi. Rimanete con noi.